5, 6, 7, 8, eccomi qua. Benvenuti, cari amici di Quella donna è una libraia mancata da niente proprio di meno. Oggi presente il libro La fata turchina. La fata turchina è cannella, come al solito. Sì, cannella. Ti pare, no? Mi sono appena pettinata. Quindi, allora. Visto che bella, questa qui non l'avevo ancora usata per fare le dirette. Poi c'è anche la fascia fatta all'uncinetto di cotone. Ragazzi, guarda, un lusso, un lusso. Allora, per chi, per esempio su Instagram, l'altro giorno mi hanno chiesto, ma perché ho fatto un reel suggerito da Instagram, perché io, ragazzi, faccio proprio il minimo assindacabile, no? Dove io mi accingevo, tutti i video in cui mi accingevo a suonare Gargantua, la mia arpa, no? E è ovvio che quasi tutti i video io avevo i capelli di un colore diverso. Sono riusciti ad arrivare a dirmi: mamma mia, ma cambi sempre colore di capelli! Mi! Me l'ho già spiegato 8.000 volte, giusto, Cannella? Giusto? Ecco, ve l'ho già spiegato 8.000 volte, ho fatto pure 3-4 video qua sulla libreria per spiegarvi il motivo, qua e là, che una pazza furiosa mi ha rovinato i capelli, allora io ho tagliato tutto e adesso per non avere più il cuore spezzato da qualche mia idea malsana che mi dica di andare da una pettinatrice, allora faccio così. Tra l'altro, per chi avesse seguito tutte le mie dirette sulle parrucche, ho trovato un prodotto bellissimo, perché dovete sapere che dopo un po' di volte che si usano, specie queste parrucche un pochino più economiche, cioè io non vado a spendere 500 euro per una parrucca, e, diciamo, hanno la tendenza a diventare un pochino secche sulle punte, no? Lo conferma anche Cannella, che è una nota portatrice di parrucche. Infatti adesso qui lei ha una parrucca. Ho trovato un prodotto bellissimo, perché quello che veniva pubblicizzato in un video che vedevo era troppo caro. Ho detto: ma chi me lo fa fare spendere tutti questi soldi? Praticamente è un balsamo spray, no? Che voi quando dovete uscire, indossate la vostra parrucchina, ve lo spruzzate soprattutto sulle punte, date una bella pettinata, una sgrullatina, ritornano di nuovo belli in piega come erano prima, e voilà. E non si vede, sta mangiando i croccantini, Cannella. E niente, volevo fare questa parentesi. Intanto aspetto se c'è qualcuno. Okay, aspetta e spera, come si suol dire. Aspettate che avvicino un po', così mi vedete meglio tutto il mio splendore. Mi sono messa qua sotto l'abbaino per vedere se riesco a fare tutta la diretta senza dover accendere luci o cose. Allora, la diretta di oggi, in realtà io non la volevo fare. Perché? Perché questo libro inizialmente non mi piaceva, non mi piaceva proprio. Ne avevo già letto uno di questa autrice e mi era piaciuto. Sono quelli che vengono definiti, però è un po' buio, eh? Vabbè, quelli che vengono definiti, grazie, romanzi leggeri, romanzi rosa più o meno, sì, fucsia, ecco, così, no? Che non è proprio così, anche, ma uno ci mette impegno a scrivere anche questo tipo di romanzi. E il primo romanzo, non mi ricordo se avevo fatto una diretta qui, forse avevo scritto un articolo sul mio blog, Mi mancano i fondamentali, ricordatevi, ma tanto qui sotto per gli inseguitori di YouTube e qui sopra per gli inseguitori di Facebook, io scrivo sempre tutto. E avevo scritto un articolo forse sul mio blog, e mi fa ridere, che mi distrae, Cannella, perché mi guardo così, ma che cacchio dici? Comunque, no? Non la volevo fare perché poi io sapete che sono molto, sì, lo sai tu, sono molto diretta anche nelle dirette, e quindi, ma ovunque sono diretta, ovunque mi diriga sono diretta. Vabbè, oggi sarà una diretta terrificante. E avevo paura di offendere l'autrice sostanzialmente. E non potevo dire: ah, questo romanzo è meraviglioso, fantastico, qua e là, su e giù, perché non me la sentivo. Allora, primo capitolo, vabbè. Secondo capitolo, vabbè, terzo capitolo, nono capitolo. Ma no, quando comincia? Insomma, il libro è
Però aspettate, perché non è finito qui. Una Cenerentola Manhattan di Felicia Kingsley, che saluto e bacio perché è una ragazza meravigliosa. E non sto lecchinando, è veramente così. E scrive bene e poi vi spiegherò. Comunque, per farla breve, si intitola Una Cenerentola a Manhattan perché effettivamente la storia di questa ragazza, Riley, è molto simile, quasi uguale a quella di Cenerentola, nel senso che gli muore la mamma, poi gli muore il papà, poi no, prima il papà si sposa con una incredibile che fa pure Tremaine di cognome, tra l'altro, con due figlie gemelle, tutto proprio uguale, 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 uguale. E però gliene fa fare tutti i colori, gli ruba anche la testata giornalistica della madre, proprio delle robe allucinanti. Niente, io ho detto, vabbè, ok, sì, molto simile, ambientato ai giorni nostri, tutto quello che volete. Questa ragazza laureata alla Columbia, alla Columbia. Però non decollava questo romanzo, non decollava. Cioè, questa ragazza perfetta, intelligentissima, faceva tutto lei, faceva il lavoro per questa, per quella, per quell'altro, per quell'altro ancora, piripì, parapà. Duval, a un certo punto ho detto, mi chiedo quasi quasi, non ho neanche voglia di finire. No? E continua così, continua così, continua così. A un certo punto, praticamente questa Riley si imbuca in una festa molto importante, molto in Central Park, perché vuole mettere, adesso vi faccio un piccolo spoiler, poi basta, nella tasca della giacca di un grosso editore una chiavetta con sopra il suo romanzo, e però in questo ci riesce, in questa festa incontra un ragazzo bellissimo. Però questi sono tutti mascherati, eh? Anche per quello poi c'è tutto questo casino. Tutti mascherati, praticamente non si riconoscono, vedono solo gli occhi, come sono vestiti, tutto quanto. E nulla, passa una serata con questo ragazzo passeggiando molto romanticamente, sbaciucchino, ballo, tutto quello che volete, mangiano l'hot dog invece di mangiare le cose tutte piti piti piti. E poi si perdono di vista perché lei a un certo punto scappa, perché doveva tornare alla redazione perché era vestita dalla sua cara amica, da Deva, e le scarpe erano della redazione del giornale, ex di sua madre, dove lei anche lavorava. Scappa a mezzanotte, lui gli corre indietro, a lei gli rimane impigliato il piede in mezzo alle porte scorrevoli sto tentando di liberarmi di cannella in tutte le maniere, non ce la faccio. E lui si ritrova con queste scarpe, ragazzi, da 300.000 dollari. Una delle due scarpe da 300.000 dollari. Perché? Perché la rivista doveva recensire queste scarpe qua. Stilosofi, la rivista. Niente, in pratica questo va di testa. Voler ritrovarla, questa qui, mette foto ovunque. Perché poi lui è anche una persona importante, molto giovane, ma già. E dovete sapere che io ho dei vicini che sono allucinanti. Tutta la mattina che litigano, noi qua, questo muro che vedete dietro di me, è spesso, credo, 1,5 metri da una parte nostra e 1 metro dall'altra, qualcosa del genere. Però si sentono perfettamente, urlano come delle aquile. Ecco, infatti stanno scappando tutti. E poi si tirano dietro cose, no? Varie ed eventuali, e si sente. Niente, dicevo, questo ragazzo non è un primo pirla che esiste sulla Terra, anche lui è un imprenditore, sempre nell'ambito dell'editoria e tutto quanto. Questa Riley, per poter vivere da sola, non vivere con quelle tre cretine che c'ha come matrigna e sorellastre, fa una fraccata di lavoro, perché al suo giornale non viene pagata. Sento suonare, non il campanello, sento suonare. E non la pagano, quindi fa la barista in un bar di gay, di omosessuali,
scrive per una rivista online sotto falso nome e finge di essere un uomo. E ve lo dico così perché poi scoprirete un po' di cose. Questo ragazzo che l'ha incontrata possiede un giornale online che però è allucinante, c'è un successo bestiale, lo vogliono tutti, tutti vogliono associarsi con lui, vogliono proprio tutti lui anche perché è biondo, c'ha gli occhi azzurri e tutto quanto, no? E non ha i capelli turchini come me, c'ha gli occhi azzurri e i capelli biondi, no? Comunque, vi sto già dicendo troppo, un macello. Comunque io fino a un certo punto arrivo lì e... E dico, poi attacca la parte. Lei si mette a fare sesso sfrenato come una pazzoide, proprio, ma capitoli e capitoli, capitoli e capitoli, capitoli di sesso sfrenato quando prima sembrava la monaca, non di Monza, perché quella pure ci dava dentro, ma una monaca qualsiasi, che in teoria non dovrebbero fare sesso. Secondo me questa puntata me la censureranno anche su comunque 7-8 capitoli di sesso con chi non ve lo posso dire, però posso dirvi sempre con la stessa persona, ecco. Nel frattempo l'altro, lui si dispera perché non trova questa Cenerentola. Col vestito blu, le scarpe che lui ce l'ha sul comodino, guarda sempre la scarpa quando dorme, gli incubi perché vuole trovare questa qui. E niente, insomma, quando finisce questa fase di sesso? Che va bene che prima era una noia, però mo adesso la fase di sesso basta perché mi stanca anche un pochino, proprio a livello fisico. E dura un botto. Capitoli su capitoli di sesso sfrenato da parte di questa Riley. Bene, il punto è che anche con tutti questi capitoli di sesso che movimentava un pochino di più la situazione, però a me mi stava rompendo proprio. Ho detto no, io non posso fare una recensione alla Felicia Kingsley e dire delle robe così perché come faccio? Come faccio? No, non la faccio. Aspetto il prossimo libro, dico che ho letto anche questo e tanti saluti, no? Però diciamo tutto questo fare sesso, no? Porta a una specie di avvicinamento con questa persona con cui lei fa sesso, no? Sostanzialmente cambia un po' la tiritera, non è più soltanto sesso, è anche qualcosa di più. È tutto qua. Comincia uno comincia già a dire poi ha tutto c'è tutto un concatenamento. Molto brava la Felicia Kingsley, devo dire, a concatenare le cose pure lei. Perché effettivamente, cioè, a me non verrebbe mai in mente di far fare sesso a Riley con quello che va nel bar, che poi è uno che poi si scoprirà essere la lì la. Che poi ha la casa nell'East End per i pipar, perché quella casa lì è di una persona, con i vicini, lei li conosce benissimo, sono quasi come un padre e una madre per lei. Insomma, molto brava a intruppare, a intrallazzare, a fare queste, come si dice, questi intrichi molto intricati, devo dire. Io non scriverò mai, credo, un libro di questo genere perché non sarei proprio in grado, sostanzialmente. Cioè, quello che volevo dirvi, ci ha messo un po', allora sono, dove siete? Allora, un bel mappozzo di 404 pagine comunque, ci ha messo, mettiamo pure tutti fino a un capitolo 19 su un totale di 36 con tutto questo sesso, poi ha cominciato a cambiare piega, diciamo. A lei è andata sempre peggio per altre cose, per il lavoro, per il rapporto con la matrigna, con quelle due cretine di sorellastre che aveva e tutto quanto. Succede anche una cosa molto triste, devo dire, mi è scappata anche la lacrimuccia. Ieri sera ho detto, mi è scappata la lacrimuccia, ho detto, ma mo adesso non volevo neanche presentarlo questo libro, ma adesso mi metto pure a piangere. E invece no, è riuscita. La Felicia Kingsley sarà Felicia Kingsley
Cioè, 400.000 copie questo libro vendute, mica per niente, sarà mica... Beh, però non l'ho fatto apposta, ce l'ho in questi giorni questa parrucca, quindi faccio pandan col libro. E quindi è cambiato totalmente. Gli ultimi, diciamo proprio, 10 capitoli sono veramente impegnativi, spessi, no, non leggeri come quelli al centro, non noiosini come quelli all'inizio, ma aggiustano tutto il libro. Ecco, diciamo che è stata studiata molto bene e Felicia Kingsley, e ho scritto anche una mia amica di cui ho presentato un libro e gli ho detto: io non so veramente cosa devo dire di questo libro, e ci siamo fatte 2 risate insieme. E invece, mea culpa davvero, devo dire che mi ero sbagliata, perché a quanto pare Felicia Kingsley è molto brava a ribaltare le situazioni, cioè a far sembrare, da noi come si dice, i foi che da svio i furp. Questo è il dialetto piemontese. I foi cada sviu i furp. Gli stupidi che svegliano quelli più svegli, no? Nel senso che sembra l'inizio, metà, tutto sui lavandini, appesi dappertutto. Poi invece in realtà ha ribaltato totalmente. Perché ho fatto questa cosa con le mani? Non lo so, mi prudeva il naso, avrei potuto anche solo grattarmi con una mano. E ha ribaltato totalmente quello che io pensavo del libro. Una ribaltatrice, Felicia Kingsley, una ribaltatrice, sì. E, meno male che non ho mollato lì, e non ho detto: guardate, avevo letto questo libro, ma non ce l'ho fatto andare avanti, perché effettivamente, e bisognerebbe sempre fare così a livello professionale. Ma io non sono professionista, lo faccio per mio diletto e per vostro divertimento, quindi. Devo dire, mi è piaciuta la favola, per carità, finisce come una favola, per carità, moderna, adattata a tutto quello che volete, però alla fine c'è molto contenuto che rende tutto il romanzo alla fine pieno di contenuti, anche se fino a un certo punto uno credeva di no, ecco. Cioè, non so se riesco a farmi capire. Ha ribaltato totalmente tutto quello che aveva scritto in un buon numero di capitoli. E, diciamo, prevedibile. Sì, adesso succederà questo, adesso succederà quello. In effetti un paio di cose le ho indovinate prima di arrivarci, però poi non è stato così, in realtà, così banale come io credevo. Quindi, chiedo venia, anche se non ho parlato assolutamente male di questo libro, a Felicia Kingsley e al suo Una Cenerentola a Manhattan, edito dalla Newton Compton. La Felicia Kingsley pubblica per Newton Compton, beata lei, sarebbe anche il mio sogno, sinceramente. Però finché non mi metto a scrivere, sarà difficile che qualcuno... Un giorno all'altro, ve lo dico sempre, vi parlerò anche dei miei 2 libri che ho scritto, dei 3 anzi, sì, forse 4, uno non tanto. Comunque, no, anzi, 5. Si scopre che ho una bibliografia tipo Wilbur Smith, no? No, scherzo. Cioè, sarebbe anche il mio sogno pubblicare per la Newton Compton. Secondo me è una casa editrice che ha un'etica. Opla, salto! È un'etica perché comunque produce dei bei libri con una carta abbastanza buona, una scrittura proprio non da cavarcisi gli occhi, ad un prezzo veramente pazzesco. Cioè, io ogni tanto mi metto lì a spulciare, a cercare libri della Newton Compton, perché sono veramente convenienti, ecco, convenienti. E che vi devo dire d'altro, eh?
ho altri libri della Felicia Kingsley e prima o poi li leggerò tutti. A questo punto, scusate, cos'è? Mi perdo degli altri libri di Felicia Kingsley? No, mi sento di consigliarlo questo libro, però l'unica cosa che mi sento di dirvi è tenete duro. Allora, magari ci sono quelli a cui piace la parte, come si dice? Cioè, il termine, ma in questo momento non mi sovviene. Quando un autolesionistico, ecco, cioè magari ti piace la parte autolesionistica, per carità, e va bene, la prima parte. Cioè, a chi piace la parte del sesso, e magari si divertirà pure molto, perché ci sono tantissimi capitoli con tanto sesso dentro. Ma la piantiamo qua di saltare così. E mi piacerà un casino, quindi magari quei capitoli lì se li leggerà pure diverse volte. A me è bastata una volta, grazie. E anche perché non mi ricordo più, quindi preferisco non ricordarmela. Però c'è poi questa parte che praticamente acchiappa tutte e due le parti, le attira a sé, le ingloba e fa sì che questo libro alla fine non sia soltanto un romanzo rosa, ma sia un romanzo a tutti gli effetti, piacevole, godibile e ricco, se vogliamo, no? Ricco, scritto bene e non è un romanzo Harmony, ecco, insomma. Il primo libro era stato Matrimonio di convenienza, mi era piaciuto molto perché poi era strutturato in una maniera che non ci si aspettava, nel senso che allora, c'erano i capitoli dove c'era il punto di vista, la stessa situazione dal punto di vista di lei e di lui, il punto di vista di lei e di lui, era molto bello, c'era poco sesso lì, quasi inesistente, belle descrizioni, bei posti, so, diciamo che fino adesso quello che ho potuto leggere è un mondo comunque del jet set, della nobiltà inglese, di queste cose qui, non è i poracci così. Sì, Riley, la protagonista, è una poraccia sostanzialmente, perché poi le ha levato tutto, però avrà la sua riscossa. E mi era piaciuto molto, devo dire la verità, e quindi leggere questo, inizialmente, trovarmi spiazzata così, mi ha un po', come dire, mi ha un po' offesa, mi sono offesa, ho detto, ma no, ma come mai? L'altro mi era piaciuto subito così tanto, no? E invece no, aveva il suo perché tutto questo coso. L'importante è che non mogliate la presa, assolutamente. Perché magari, come vi ho detto, ci sarà chi piace molto la prima parte, ma non la seconda. Ci sarà chi piace molto la seconda, ma non la prima. Di sicuro la terza parte piacerà a tutti, perché metterà insieme tutto quanto, vi farà versare qualche lacrimuccia e vi farà rendere contenti per questa storia che va a finire bene, nonostante la fatica, te ve lo dico. Scusate, questa diretta è ballerina perché c'è Cannella che oggi è atletica. Yuri Keki Keki Yuri. Meo. Allora, Felicia Kingsley, una Cenerentola Manhattan, edito dalla Newton Compton Editori. Allora, vi metterò il link su dove comprarlo al minor prezzo possibile su Amazon, ovviamente. Qui sopra per i Facebookiani, qui sotto per gli YouTubiani. Vi metterò link come al solito delle mie pagine musicali, del mio blog e tutto quanto sopra e sotto. E che faccio? Vi leggo anche un cicinin di. È nata nel 1987, pure giovanissima, Felicia Kingsley. Vive in provincia di Modena e lavora come architetto. Matrimonio di convenienza, il suo primo romanzo, quello che ho letto io. Inizialmente autopubblicato, ha riscosso grande successo in libreria con Newton Compton ed è diventato il secondo ebook più letto del 2017. Pensate un po'. Stronze si nasce, una Cenerentola Manhattan e due cuori in affitto sono stati nella classifica dei bestseller per settimane. La Newton Compton ha pubblicato anche La verità è che non ti odio abbastanza, Prima regola non innamorarsi, Appuntamento in terrazzo, i cui proventi di appuntamento in terrazzo sono stati devoluti all'ospedale del Policlinico di Modena. Bugiarda si diventa in ebook il regalo inaspettato. Per saperne di più su Felicia Kingsley andate su www.feliciakingsley.com, ma ve lo metto qui e qui. E anche una bella pagina Facebook. Tra l'altro non vorrei dire stupidaggine, ma anche ho avuto un bambino, quindi sono
ci congratuliamo con lei e speriamo che questa cosa l'abbia anche ancora di più motivata per continuare a scrivere i suoi libri. Allora, la prossima diretta quando sarà? Chi lo sa, perché lo sapete che io quando finisco un libro ne leggo alcuni per conto mio, che magari sono un po' complicatini, magari a voi non interessano. Così, però poi io arrivo. L'ultimo che ho presentato della mia amica era bello complicatino, però sono riuscita a presentarlo lo stesso, spero con parole abbastanza comprensibili da parte mia, perché. Niente, sono riuscita, sono contenta di averla fatta questa diretta in modo particolare perché. Cioè, per me leggere un libro, scoprire che non è quello che credevo, che comunque immaginavo, così, proprio mi fa male. E non riuscire a fare queste dirette, perché poi vedo dove è finita quella là. E invece no, sono qua, perché alla fine ho tenuto duro e ho fatto bene. E allora prendetelo da subito come un bel libro. Ben strutturato, perché è anche un po', come dire, un azzardo questo libro, perché magari qualcuno si fermava alla prima parte, ai primi capitoli, o qualcuno si fermava magari ai capitoli quegli altri dove, perché diceva, ma che cavolo, ecco, e poi invece no, capite, c'è stata questa cosa che, come ho detto, ha avvolto tutto quanto il libro e lo ha reso un bellissimo. Una bellissima storia, una bellissima storia. Perché raccontare di New York, dei giovani rampanti di New York, anche non delle giovani rampanti di New York, plasticate, non è semplice senza sembrare banale. Invece devo dire che ha azzardato Felicia Kingsley, ma secondo me ha fatto anche bene, perché un bravo lettore che si rispetti deve leggere tutto e quindi deve andare fino alla fine. No, io l'ho fatto solo una volta proprio di non leggerlo fino alla fine perché non facevo, l'avrei presa a pugni questa scrittrice che parlava di gatti, non toccatemi i gatti, quando dite stupidaggine sui gatti io vado di testa, quindi non l'ho finito, l'ho presentato lo stesso ma non l'ho finito. Dunque, Felicia Kingsley, Una Cenerentola Manhattan, Newton Compton Editori. Libro consigliato, approved. Pum. Ci vediamo quando ci vediamo, non lo so, con un libro che mi hanno mandato. Io sono molto felice quando mi mandate i vostri libri da. Chiamiamolo recensire, ma io li leggo e poi vi dico quello che ne penso così, non sono recensioni vere e proprie. Mi piace molto andare a braccio così, io no, infatti non mi preparo mai niente, proprio solo se devo citare esattamente qualcosa me lo scrivo, perché non mi ricordo manco come mi chiamo, figuriamoci se mi ricordo la pagina. E quindi, benissimo, io mi saluterei qui, vi ricordo che domani, massimo dopodomani, questa stessa diretta qui, comparirà anche sul canale YouTube di quella donna, una libraia mancata. Mi stavo già dimenticando come mi chiamavo. Quindi un salutone, un abbraccione a tutti quanti quelli che mi seguono da Enrica Merlo, alias quella donna è una libraia mancata o viceversa. Lo dico anche ogni tanto il mio nome perché se poi mi chiedono ma lei chi è? Mi hanno scritto anche su. Ma come chi sono? Non è che io sono conosciuta, però se vedete che condivido col mio nome, sono quella lì. Gesù, oggi, che puntata, ragazzi. Dalla vostra affatto turchina, Enrica Merlo, quella donna la libreria mancata, vi saluto, vi lascio qui, basta, finalmente, per voi. E alla prossima, veramente, che non vedo l'ora di leggere questo libro. Ciao, ciao, un bacio a tutti. Mua.